c'è chi dice no, si cambierà. Nel cuore del mondo batte vegano hey, un falsa illusione. Ad un nuovo appuntamento di Vegan Fest Live. Gravidanza e svezzamento, questo è l'argomento che tratteremo oggi, lo faremo con ospiti specifici, particolari, veramente indovinati per questo tipo di tema. Ve li presento immediatamente. Abbiamo il piacere di avere qui in trasmissione la dottoressa Michela De Petris, lei è un'amica di Assovegan, è un medico chirurgo specializzato in alimentazione vegetariana vegana. Alla mia destra invece, sempre amici, sempre amiche, abbiamo Patrizia, ovviamente Michela fa parte del comitato scientifico di associazioni vegane italiane Onlus, e alla mia destra la dottoressa Patrizia Re, lei è una mamma vegana, è una giornalista e mamma vegana da 21 mesi e di uno splendido bambino. Accanto a lei, anche lei fa parte del comitato etico di Associazione Vegani Italiani Onlus. Poi abbiamo la dottoressa Rachele Bagnoli, lei è un igienista dentale, è mamma anche lei di questo meraviglioso bambino che si chiama Romeo e farà parte dei nostri ospiti, anche lui è un ospite. Insieme alla dottoressa Bagnoli abbiamo Romeo e insieme alla Michela De Petris abbiamo un altro bambino, che è lui, Diamond, un bambino peloso, ma noi da vegani amiamo anche i bambini pelosi. Grazie a Diamond per essere venuto qua. A questo punto io passo a presentare la nostra ospite invece in cucina e andiamo a conoscere che cosa ci preparerà la nostra chef. Benvenuta, benvenuta Marta. Grazie di essere qua con noi, grazie a te di essere con noi. Marta Filipponi, ambasciatrice per Associazione Vegani Italiani Onlus Regione Marche, nonché, vabbè, lei ha un suo lavoro, però è appassionatissima, ma appassionatissima in maniera brutta, di cucina. Tra l'altro mamma vegana di due splendide bambine. Grazie a tutti, grazie dell'invito. Proprio questo, sono qui per questo motivo, perché la cucina vegana mi appassiona e mi prende da anni e quindi faccio anche dei corsi di cucina proprio in cucina vegetale naturale. Propongo una merenda ricca, quindi sarà un frullato a base di banana, di latte vegetale, quindi un latte vegetale di un cereale, nocciole, carruba, cioè una serie di ingredienti che però danno una sia energia che lucidità, tutto quello che serve nell'alimentazione della nonna comunque in attesa, che è una condizione sia delicata a livello comunque di naturale della fisiologia, ma comunque hai comunque bisogno di tutti gli elementi fondamentali, hai bisogno anche di gratificazione, soddisfazione. Perfetto. E di gusto, perché poi le voglie ci sono anche nelle mamme vegan. Benissimo, allora noi ti lasciamo al lavoro. Sì. E ovviamente tu prepari questa cosa, poi noi verremo a vedere la preparazione completata e poi alla fine magari ce la farei assaggiare. Ok, va bene? Sicuramente. Buon lavoro Marta, ciao, grazie. Ciao. Il tema di questa puntata, gravidanza e svezzamento e scelta vegan, voglio dire, è qualcosa che sta insieme o qualcosa che rischia di franare? È qualcosa che
assolutamente deve andare insieme di pari passo. Lo dico io, ma lo dice soprattutto una grossa società scientifica, più tante altre che si stanno affiancando via via. In primis l'American Dietetic Association, che dice che un'alimentazione a base vegetale, vegetariana, ma anche e soprattutto vegana, se ben pianificata, ben organizzata, non è solo fattibile, ma addirittura auspicabile in tutte le fasce di vita, per cui nell'adulto, nel bambino, nell'anziano, nello sportivo, ma anche in gravidanza, allattamento e svezzamento. E questo è un concetto che va proprio sdoganato. Ripeto, non è solo fattibile, ma addirittura auspicabile. L'alimentazione migliore, ben condotta, ben organizzata, è quella a base vegetale. Per chi? Per tutti. Anche nelle fasce di vita più impegnative, che sono gravidanza, allattamento e svezzamento. Basta ben organizzarlo, ben costruirlo, che non si corre nessun rischio, ma si hanno solo vantaggi. Benissimo, ti ringrazio e voglio anche annunciarvi che nella seconda parte poi della trasmissione ci raggiungeranno in studio il dottor Proietti, che è pediatra, e la dottoressa Sabina Bietolini, che è biologo nutrizionista e hanno anche scritto recentemente un libro. Di questo parleranno proprio riguardo all'argomento che è tema della puntata. Adesso a questo punto io passo la linea all'angolo, alla rubrica del benessere, per le pillole di psicoalimentazione con la nostra amica ormai, dottoressa Marilù Mengoni, biologa nutrizionista e dottoressa in psicologia. A te Marilù. Grazie Renata, mi piace agganciarmi a questo tema. Stiamo parlando di svezzamento, di bambini, per farvi riflettere su una cosa. Cosa apprendono i bambini? Apprendono il modello che diamo noi loro. Quindi stiamo molto attenzione, non sono le parole che fanno crescere i bambini, non se sei bravo ti do la caramellina, perché non gli farà bene nel futuro, ma piuttosto sono i modelli che noi diamo loro. Noi ai bambini diamo dei modelli nei primi anni di vita che si porteranno dietro per tutta la vita. Quindi attenzione, va bene, uno dirà un modello può anche essere cambiato, io cambio la macchina, cambio modello, però da grandi dovranno fare molto molto più sforzo. Cosa possiamo fare adesso? Iniziare da subito un modello di vita che comprende una sana alimentazione, facendogli vedere quello che facciamo noi, cioè un sanissimo stile di vita che comprende naturalmente l'alimentazione sana, viva, vegeta. Ricordiamo che il termine vegano non deriva da cose particolari, da vegetali, deriva da vegetus. I latini dicevano vegetus, vivo, vegeto, pieno di vitalità, ed è questo che dobbiamo dare come modello ai nostri bambini. Quando sono grandi faranno sforzi e magari faranno come tutte le persone che vengono a me e mi fanno magari: sì, va bene, mi hai detto questa cosa, ma quanto ne devo mangiare? Questa è una domanda veramente buffa, come se noi avessimo bisogno di un modello o di qualcuno che ci dice quanto dobbiamo mangiare. Ma dove sta il nostro corpo? È noi, dobbiamo saperlo ascoltare e sapere quanto di quella cosa ne abbiamo bisogno. Ma se abbiamo introiettato uno schema che ci dice di mangiare a ripetizione o di mangiare per stare buoni o per mangiare per stare in silenzio, è logico che dopo dobbiamo fare uno sforzo per uscire da questo schema. Quindi l'invito a tutte le mamme, a tutti i genitori adesso è quello di imparare prima di tutto a nutrire se stessi di pensieri positivi, di alimentazione corretta, in modo da dare ai nostri figli quello che veramente serve, perché i nostri figli saranno proprio il nostro futuro, saranno loro a prendere in mano il comando, le redini di questa terra. Ok, con questo invito vi ringrazio per l'attenzione e ripasso la linea a Renata. Grazie Marilù, grazie come sempre, sempre precisa, puntuale e ovviamente generosa con le tue informazioni. Patrizia Re, la famiglia ti può dare e ti può far vacillare le tue sicurezze, può capitare. Nel mio caso sono andata liscia, quindi questa è la mia esperienza, cioè io sono andata liscia, non mi sono posta problemi. Anzi, siete vegani sia tu che tuo marito, sì, quindi sì. Nessun problema. Anzi, penso che
abbia anche, come dire, l'alimentazione, lo stile di vita vegan abbia influito positivamente sul fatto che con molta facilità mi fa un po' specie, mi imbarazza un po' parlare di queste cose, però voglio dire, con molta facilità sono rimasta incinta di Leonardo, tra l'altro voglio dire a 43 anni, perché io ho partorito a 44 anni e quindi lo aspettavo insomma durante le mie, è stata comunque una gravidanza senza... liscissima, sono stata appunto sempre molto bene, anche su questo credo assolutamente, sono assolutamente convinta che non sia tutto un caso assolutamente, ma che sia dovuto proprio allo stile di vita che avevo già adottato insomma da anni e che stavo portando avanti. Non ho avuto fastidi, dolori di nessun tipo, cose che ho sempre sentito, ma anche le nausee, piuttosto che ora non voglio dire che sia così per tutti assolutamente, questo è il mio caso, poi sentiremo anche quelle di altri, però assolutamente liscio. Sentiamo un attimo invece Rachele, con il suo Romeo in braccio, che cosa ci dice? Allora, il risultato di un allattamento da mamma vegana e uno svezzamento vegano è questo. Quindi, insomma, mi sembra evidente che il bimbo stia abbastanza bene. E purtroppo la campagna denigratoria che si fa nei confronti della dieta vegana, questa... è forte, per cui si può davvero pensare che la dieta vegana non sia... sufficiente nei bambini, però come ha detto prima la dottoressa non solo è completa ma anche salutare, per cui Romeo vuol dire qualcosa, forse vuol dire qualcosa anche lui, e voglio solo dire che la dieta vegana è possibile sin da piccolissimi, dai primi passi proprio. E purtroppo ci sono pediatri che non appoggiano questa scelta perché sono disinformati, e di conseguenza se volete approcciare una dieta vegana e salutare per i vostri bambini cercate il pediatra giusto, non vi affidate al primo pediatra che vi capita, perché purtroppo c'è molta disinformazione, c'è molta corruzione diciamo, per cui i pediatri hanno i loro interessi a non... far venire fuori la realtà. Comunque non solo lui, ma ci sono moltissimi bambini vegani che conosco che stanno benissimo. Sì. I casi riportati nell'ultimo anno dai media sono falsi, lo dico qua, perché la maggior parte dei casi dei quali si parlava non si tratta di bambini vegani, ma non sono stati svezzati vegani, per cui avevano altri problemi, a partire magari dall'incoscienza dei genitori, perché talvolta il genitore, che sia onnivoro o vegano, può essere semplicemente incosciente, quindi fare degli errori e portare così il bambino ad avere dei problemi poi di salute. Se si ha coscienza e consapevolezza non ci sono assolutamente rischi nella dieta vegana, anzi, non porta altro che benefici sia a noi che a loro e agli animali. Una cosa breve, rispondimi così al volo. Siete vegani anche in questo caso, sia tu che tuo marito Fabio? Sì. Quindi sì, vi siete trovati d'accordo? L'appoggio del compagno è fondamentale ovviamente, la famiglia deve appoggiare questa dieta, deve. Se ci viene incontro è meglio, è più facile per noi, però obiettivamente noi siamo molto fortunati perché da entrambe le parti abbiamo famiglie non vegane che però ci appoggiano in toto perché vedono poi i risultati, per cui... Perfetto. A questo punto passiamo la linea allo sport. E la nostra rubrica è dello sport, Vegan Sport, It's Possible. Abbiamo ad attenderci Maurizio Falasconi, come ogni settimana, insieme ai suoi ospiti che adesso ci presenterà. A te la linea, Maurizio. Grazie Renata e benvenuti nella nostra rubrica Sport Vegan It's Possible. Oggi sono venute a trovarci due care amiche e due grandi atlete. Infatti sono qui con noi Erika Ferrari e Rosalinda Iodice. Rosalinda, innanzitutto da quanto tempo sei vegan e qual è il tuo sport di riferimento? Allora, io sono diventata vegetariana nel 2009 e poi pian piano ho fatto il grande passo, perché poi c'è voluto poco per diventare vegan. Io sono insegnante di attività aerobiche, step, pilates, zumba e pratico fitness.
Erika, la stessa cosa, da quanto tempo sei vegan e qual è il tuo sport di riferimento? Io rispetto a Rosalinda non è da tanto che sono vegana, il tutto è avvenuto nel 2010, e improvvisamente, come ti racconterò poi, e lo sport mio precipuo è la danza aerea verticale ad acrobatica. Una domanda, Rosalinda, che è diciamo assolutamente pertinente con il tema di questa puntata, dove si parla appunto di gravidanza e allattamento. Sappiamo che sei diventata mamma da pochissimo tempo di una splendida bambina. Parlaci brevemente del tuo periodo che ha caratterizzato appunto sia la gravidanza che l'attuale fase di allattamento. La mia gravidanza è stata ovviamente vegana, non ho avuto nessunissimo problema, anzi sono stata fin troppo bene, però è andato tutto bene, sono stata seguita da un bravo medico e anche adesso la bambina sta benissimo, lei è vegana ed è seguita da una pediatra vegana, la dottoressa Costa. Rosalinda si è fatta seguire da una professionista del settore, specializzata in gravidanza e allattamento, quindi sia nella fase pre che nella fase post parto. Da una professionista del settore, perché il fai da te può veramente essere estremamente pericoloso, questo va detto e va sottolineato. Quindi attualmente tuo marito ancora non ti ha denunciato perché state crescendo la bambina? No, mio marito è vegano, no. Quindi approva la mia scelta. È solo per questo. Ok, grazie Rosalinda. Erika invece, di che cosa si tratta questo sport? Danza acrobatica. Cosa fai effettivamente? Sappiamo che ti arrampichi da qualche parte, no? Sì, esatto. Il tutto nasce, considera che io ho iniziato a fare attività sportiva che avevo quasi 4 anni. Quindi molto piccolina ho iniziato con la danza classica, man mano la ginnastica artistica dove ho fatto gare a livello nazionale, ginnastica aerobica sportiva dove sono stata ad alti livelli nazionali, europei e non solo. Sono passata attraverso quindi diversi sport e discipline sportive che mischiano danza, sport e musica. Sono approdata nel 2002 al cheerleading e cheer dance, cominciando a creare quelle che sono le piramidi umane. Ho capito che mi piaceva molto quello che è l'elevarsi, forse data anche la piccola statura che mi contraddistingue, mi piaceva alzarmi. Hai trovato un modo per crescere? Ho trovato un modo per crescere. Quindi negli anni, nell'evoluzione, ho cominciato a conoscere quella che era la pole dance, come sport vero e proprio, il cerchio aereo, tessuti aerei, le cinghie e l'acrobalance. E come fai da vegana a fare uno sport del genere? Anzi, da vegana molto meglio. Non lo dire in giro però. Non lo diciamo in giro, è una brutta cosa, però effettivamente sì, per me le performance credevo che a una certa età dovessero calare. Invece da quando ho cominciato l'alimentazione vegana è tutto migliorato tantissimo, con risultati che ho ottenuto nell'ultimo periodo che non credevo di poter raggiungere. Quindi una forza sicuramente, sia come massimale sia come forza resistente, sono fondamentali. Ecco perché l'allenamento non è solo sull'attrezzo ma anche in sala pesi. Assolutamente sì. Rosalinda, tu hai un passato da agonista, hai partecipato a delle gare, hai vinto numerose gare a livello nazionale ed anche internazionale. Però ad onore del vero dobbiamo dire che questo accadeva quando ancora non avevi fatto la scelta vegan. Hai riscontrato dei benefici, dei cambiamenti, almeno durante i tuoi allenamenti e anche a livello estetico? Sì, io prima da onnivora ero costretta a prendere integratori perché non ce la facevo con la forza, con la resistenza. E adesso? Invece adesso i miei integratori sono la frutta. Io mangio frutta e vado, sono i miei integratori naturali, io non prendo assolutamente niente. Non fate come Rosalinda e come Erika, altrimenti rischiate di diventare come loro. Grazie per questa puntata, a te Renata. Grazie Maurizio, grazie a voi, a tutti gli sportivi che erano con te. E io torno qui con i miei ospiti, anzi con le mie ospiti. Si parla di gravidanza e svezzamento e io vorrei approfittare della chiusura, insomma in battuta finale come facciamo sempre, della presenza di Michela insieme ad Aima, perché
Abbiamo visto, abbiamo sentito Patrizia, ci parlava dello svezzamento della gravidanza di Leonardo, Rachele ci parlava di Romeo, e io poi ci voglio chiedere, ma nel caso uno avesse un cane da svezzare, cioè cambia qualcosa? Oppure possiamo anche lì essere dei vegani tranquilli e svezzare in modo... Che mi dici, Michela? Sì, assolutamente tranquilli, ma anche in questo caso le cose vanno fatte bene. Perché come si svezza un bimbo in maniera adeguata, equilibrata, e io di bimbi direi di averne svezzati un 400 finora vegani, che sono proprio tanti, anche i cani possono essere alimentati in maniera corretta e salutare a base vegetale. Per cui anche per loro è possibile prevedere una pappa al 100% vegetale e vegana. Le cose vanno fatte bene e la pappa da dare ai cani è molto simile a quella che si suggerisce ai bimbi per lo svezzamento. Bisogna stare attenti alle fibre e quindi non darne troppe, perché anche loro come i bimbi a livello intestinale non sono in grado di gestire bene le fibre. Si possono dare loro tranquillamente legumi, ma un po' come nei bimbi, non vanno dati interi ma devono essere ben schiacciati con la forchetta, perché i cani non masticando poi rischiano di eliminarli intatti, così come tali con le feci. E poi ci sono tante altre accortezze gustose e salutari da utilizzare, per esempio la spolveratina di germe di grano sulla pappa o il lievito alimentare in scaglie per dare sapore, le alghe fondamentali da aggiungere un pizzico in ogni pappa sia nei bimbi ma anche nei cani, perché nei vegetariani vegani l'unica fonte di iodio è rappresentata dal sale, ma di sale meno se ne utilizza e meglio è, e quindi soprattutto dalle alghe. E poi un bel giro di olio di lino ricco di acidi grassi omega 3 e buono, gradevole, e da ricordarsi, da non dimenticarsi, la vitamina B12 come integratore e anche la vitamina D. Per cui alla fine della fiera si compone una pappa ottima, eccezionale. Io lo dico sempre, lui mangia le stesse cose che mangiamo noi. Cuciniamo per noi, per cui mangia il tempeh, il tofu, la polenta, il purè di fave, piuttosto che non gli sformati di lenticchie e zucca, mangia le nostre stesse cose, ma ricordandosi delle accortezze delle quali ho parlato. Un'ottima notizia per tutti, ma soprattutto per le mamme in gravidanza, e la chicca riguarda il cioccolato. Il cioccolato in gravidanza è un toccasana. Vi leggo che cosa fa. In gravidanza il consumo regolare di cioccolato migliora il carattere del bimbo e lo rende più attivo. La teobromina riduce il rischio di gestosi e di preeclampsia. La caffeina aumenta la sopravvivenza del neonato e il magnesio riduce il rischio di parto pretermine. Per cui anche e soprattutto in gravidanza le mamme che vogliono possono concedersi fino a 30 grammi di cioccolato fondente, assolutamente, per cui deve essere vegano, nessuna traccia di latte, di burro anidro o di altro, deve essere un cioccolato fondente ad alta percentuale di cacao e possibilmente crudo. Ha tutto vantaggio dell'umore della mamma e dei benefici sulla salute per il bimbo. Perfetto, grazie Michela, che comunque adesso passerà con Aldo Giovannella, veterinario, per la rubrica della salute dei cani. Ovviamente abbiamo come interpreti oggi il veterinario, il dottor Aldo Giovannella, la dottoressa Michela De Petris e Diamond, che è appunto il protagonista principale del Love Animals, l'angolo del veterinario. A te la linea, Aldo. Ben arrivata Michela, vieni pure con noi qui, finalmente insomma riesco a vedere sul tuo famoso Diamond, diamante, questo cane fantastico, ci hai venuto a trovare qui al Vegan. Come va? Tutto molto bene, grazie mille. E tu, Diamond, sì. Come stai? Diamond, dai, prendere la coda. Guarda che è gratis, allora, per andare la coda. Michela, sei qua in trasmissione e vieni, mi hai raccontato che vieni da comunque una passeggiata importante che hai fatto, beh, ti sei cambiato ovviamente. Sì. Ma una passeggiata che hai fatto anche in città per conoscere Bologna, con il trolley, vero? Quindi con il trolley, io so, sì, che mi hai raccontato che tu comunque hai messo una cosa che ti abbiamo regalato 3 giorni fa. Possiamo farla vedere ai proprietari, certo, di cani, no, e tutti agli spettatori? Ecco qua, vedete esattamente la borsetta del primo soccorso. Quindi si va in giro, si va anche in città
e in città si mette dentro quello che necessita, soprattutto per il nostro cane, gatto o animale che è familiare. Diamond, da dove viene questo eccezionale, guardate che statua, Sì, è bellissimo. Elemento statuario. È bellissimo, è bravissimo, tra l'altro davvero viene sempre con me in giro per l'Italia a tenere conferenze, relazioni. Passeggiamo tantissimo insieme, adoriamo andare in montagna, nei parchi, ma anche a vedere il centro città, ed effettivamente il kit di pronto soccorso ci segue sempre perché è fondamentale. Il bisogno della comunicazione, il bisogno di dire io voglio aiutare qualcuno e lei ha trovato un cane che viene dal sud. A Diamond hanno tagliato le orecchie, era cucciolino, gliele hanno tagliate tra l'altro molto male, sforbiciate, senza anestesia. Sarebbe dovuto diventare un cane da allenamento per un cane esca, da allenamento per i combattimenti clandestini tra i pitbull e altri molossi. Conosciamo la piaga, è una piaga al sud, gravissima. Sì, è veramente brutto e vergognoso. E lui, ancora peggio, non avrebbe dovuto partecipare ai combattimenti, ma allenare questi poveri cani che poi avrebbero dovuto combattere tra di loro. Per cui gli hanno tagliato le orecchie, è finito in una brutta situazione dove l'hanno traumatizzato molto, e tra l'altro la sua fortuna è che è stato traghettato dal sud al nord per essere visibile e poi adottabile. Quando sono andata a vederlo era in stallo in un capannone industriale. Per le prime tre volte in cui sono andata a vederlo non sono mai riuscita ad accarezzarlo perché era talmente tanto traumatizzato e terrorizzato che era in fondo in un angolino sotto una scrivania, non era assolutamente avvicinabile. E io quando l'ho visto sono andata con mia mamma, appena l'ho visto ho detto è lui è il cane che fa per me. E mia mamma giustamente ha detto ma come il cane che fa per te, non riesci neanche ad avvicinarlo, neanche ad accarezzarlo, ma ho capito dallo sguardo, dagli occhi, dal modo di fare che sarebbe diventato il mio cane. E le due signore che ce l'avevano in stallo dubitavano che sarei poi riuscita a portarlo in giro per città, sulla metro, in treno, per conferenze, in montagna, perché effettivamente era un cane molto molto traumatizzato. Invece vederlo adesso qui tranquillo tra di noi è davvero uno spettacolo, sono proprio orgogliosa di questo cagnolino. Allora, per chiudere, che cosa diciamo? Guardatelo, dagli abusi che ha avuto alla gentilezza e all'equilibrio, che fino adesso non ha mosso neanche un ciglio e sta studiando tutte le persone che sono in questa zona. Questo è il vero rapporto uomo-animale. Grazie Michela, grazie Daimo, approviamo piano, sì. Perché sicuramente ancora ha degli stimoli che deve superare. Mi hanno insegnato una cosa carina, che quando ci sono presenti i cani mai bisogna applaudire per fare rumore, ma il modo migliore per applaudire è fare così quando ci sono i cani. Per cui, il linguaggio tipo dei sordomuti. Chi deve applaudire se c'è un cane nelle vicinanze fa così. Facciamolo tutti quanti. Sembriamo un po' tutti matti, però così è un modo carino per applaudire e non spaventare i nostri amici animali. Ciao Danu. Adesso passiamo invece, a proposito di animali, la linea come sempre alla regia per la clip che tratta, riguarda e racconta dell'associazione animalista presente al Vegan Fest 2016 e che sarà appunto protagonista di questa puntata. A voi regia. Mi chiamo Simone Montuschi, sono il portavoce dell'associazione Essere Animali, un'associazione che si batte per costruire una società senza sfruttamento degli animali. Operiamo tramite indagini, negli allevamenti intensivi, nei macelli, tramite campagne di pressione e di sensibilizzazione, tramite azioni di disobbedienza civile. Noi crediamo che si possa vivere senza sfruttare e uccidere gli animali e facciamo informazione per convincere le persone affinché le loro scelte siano importanti e spingere verso un cambiamento. Abbiamo diverse campagne attive, promuoviamo la sensibilizzazione della scelta vegan, mostrando appunto come vengono tenuti gli animali negli allevamenti intensivi e nei macelli. Le nostre immagini nel 2015 e nel 2016 sono state viste da 16 milioni di spettatori in televisione. Abbiamo anche una campagna attiva per cercare di cessare le vendite di foie gras all'interno dei supermercati italiani. Abbiamo già ottenuto dei buoni risultati, abbiamo convinto il gruppo
gruppo Pan Panorama, il gruppo Italy e Conada a cessare le vendite di questo prodotto ottenuto con l'alimentazione a forzata degli animali. Abbiamo anche una campagna molto importante per chiedere l'abolizione degli allevamenti di visoni, degli allevamenti di animali da pelliccia che ci sono ancora in Italia. Sono tanti i modi con cui si può aiutare la nostra associazione, con una donazione, firmando una nostra petizione, ma quello che ci preme dire è anche che invitiamo le persone a fare un attivismo loro stessi tutti i giorni, quotidiano, e quindi niente, un invito a camminare insieme verso un mondo senza sfruttamento degli animali. Go Vegan! Finalmente torno da Marta. Vediamo come si completa questo piatto. Abbiamo utilizzato banane mature, quindi quelle che comunque avete nel vostro portafrutta, anche scure, anzi meglio scure, no? Quelle macchioline nere, perché sono molto più ricche di nutrienti. Le abbiamo fatte a pezzetti e le abbiamo messe nel bicchiere del mini pimer. Dopodiché abbiamo aggiunto la farina di carruba, abbiamo messo un paio di cucchiaini, mettiamo un po' di succo di limone, perché il limone è quello che poi il ferro lo va a fissare, quindi non solo quanto ferro introduciamo, ma quanto siamo capaci di assumerlo. Poi per la nota golosa abbiamo messo anche la crema di nocciole, quindi per rendere comunque un frullato cremoso e molto ricco, quindi abbiamo anche la parte della frutta secca che ha i suoi grassi buoni. E poi abbiamo frullato tutto con il mini pimer, frullatore a immersione, e abbiamo regolato la densità aggiungendo a piacere latte d'avena, e lo aggiungiamo a piacere, quindi se vogliamo una consistenza più densa ne aggiungiamo poco, se vogliamo uno smoothie, qualcosa invece da bere, ne aggiungiamo di più. Aggiungiamo delle bacche di goji che in base alla densità del nostro frullato resteranno a galla oppure scenderanno giù, come ci piace, che chiaramente anche queste sono un superfood, andrebbero utilizzate sempre, ma in particolare in gravidanza, e se i bambini li abituiamo a mangiarli non avranno nessun problema a utilizzarle. Aggiungiamo una bella cannuccia grande per tirar su, e se vogliamo, poi abbiamo dei bambini particolarmente golosi, lo possiamo anche servire con qualche biscottino vegano. Tu aspettaci qua, noi torniamo un attimo con gli ospiti, sì, dopo magari certo, tutti quanti veniamo a assaggiare certo la tua sì preparazione. Certo, grazie. Complimenti Marta. Questo è l'angolo dell'editoria. Ovviamente si parla di un libro nuovo, appena uscito, edito dal gruppo editoriale Macro, certificato Vegan OK, I primi 1000 giorni. Gli autori sono la dottoressa Sabina Bietolini, biologa nutrizionista, e il dottor Luciano Proietti, pediatra. Sabina. Allora, questo libro, intitolato I primi 1000 giorni, parla di alimentazione durante questo importantissimo periodo nella vita di un bambino. 1000 giorni significa un conto che deriva dai giorni della gravidanza, primo anno di vita e secondo anno di vita del bambino. È a tutti gli effetti, in base a quello che emerge dalla letteratura scientifica, il periodo più importante per stabilire il futuro di salute del bambino, non soltanto a breve termine, ma anche a medio e soprattutto a lungo termine. Addirittura quello che accade all'interno della pancia della mamma, quindi lo stile di vita della mamma, è in grado di influenzare persino le modalità di invecchiamento dell'adulto. Quindi è fondamentale occuparsi di tutto quello che è, diciamo, il contorno della gravidanza, non soltanto il momento bellissimo che vive la mamma, ma anche cosa mangia, cosa respira, quali esperienze vive, stress, lavoro. E noi in particolare ci occupiamo di alimentazione e proponiamo l'approccio che secondo noi è più fisiologico, che secondo quello che il nostro corpo ci dice è più fisiologico. Quindi noi cerchiamo di dare in questo libro delle valutazioni obiettive per uno stato di salute che eviti le patologie più frequenti, oppure anche, per esempio, un dato frequente, un cesareo. Molto spesso ci capita di vedere donne che non riescono a partorire, devono fare un cesareo perché hanno carenza di vitamina B12 che non è stata rilevata, oppure bambini che non crescono in modo adeguato per qualche carenza che può essere vitamina D o vitamina B12 o anche carenza di acidi grassi, omega 3, DHA. Quindi le indicazioni che diamo sono teoriche ma anche pratiche, con alcuni
ricette e tabelle sui valori nutrizionali dei vari cibi. Quindi cosa significa alimentazione fisiologica durante lo svezzamento? Significa un'alimentazione che aiuti il bambino a crescere in salute, fornisca tutti i nutrienti essenziali e che sia in grado di sostenere la crescita del bambino senza spingerla, senza apportare inquinanti, sostanze che possono interferire con la corretta crescita del bambino, non solo, come dicevo, a breve ma anche a medio e lungo termine. Quindi un'alimentazione fisiologica deve necessariamente essere priva di alimenti di provenienza animale, quindi deve essere vegan, come si suol dire, però noi preferiamo chiamarla a prevalente base vegetale, perché poi il latte materno è a tutti gli effetti un alimento di origine animale. Quindi un bambino in salute e nel percorso del svezzamento fisiologico sarà sicuramente favorito dal latte materno accompagnato da un'alimentazione, appunto si chiama complementare, che deve essere a base vegetale, vegan, ma non qualsiasi vegan. Vegan può essere anche uno svezzamento classico privo di proteine animali, però non per questo è in grado di favorire la salute del bambino e fornirgli tutti i nutrienti essenziali. E così come anche una alimentazione vegan che segue un adulto non è adatta a un bambino, perché è sicuramente troppo carica di fibre, è sicuramente in carenza di alcuni acidi grassi essenziali e non è in grado di aiutare il bambino nella corretta crescita. Quindi sicuramente vegan, sicuramente però con alcune accortezze fondamentali, quindi niente zucchero, niente fibre, niente sale, glutine assolutamente no, almeno fino a 11-12 mesi, e anche quello è presente continuamente nella dieta di una persona vegan. Quindi vegan va bene, ma con certe attenzioni, quindi vegan fisiologico. Questo è il presupposto dello svezzamento fisiologico, e ovviamente i dettagli poi si possono leggere nel libro. Forniamo delle tabelle nelle quali ci sono tutti i nutrienti per ogni alimento che proponiamo, e facciamo un confronto con quelli che sono i livelli di assunzione raccomandati per la popolazione italiana, quindi quelli ufficiali, e la nostra alimentazione, uno schema classico di alimentazione per un bambino dai 12 ai 18 mesi, ma anche prima, rientra perfettamente in quelli che sono i fabbisogni raccomandati. E questo è un punto fondamentale, perché spesso si pensa che vegan significa carenza. Vegan fisiologico non è assolutamente carenza, bisogna però informarsi, e spesso questo non avviene, soprattutto in ambito scientifico purtroppo, però speriamo che adesso, visto che lo strumento è disponibile, ci sarà maggiore informazione. Non date fibre ai bambini almeno nel primo anno e anche nel secondo, e niente zucchero. Io ringrazio ovviamente il dottor Proietti e ringrazio Sabina Bietolini, membro del Comitato Scientifico di Associazione Vegani Italiani Onlus, per essere stati qui con noi. E prima di salutarvi, ovviamente, e poi da lì lanceremo la chiusura, andiamo insieme a assaggiare la preparazione, che voi siete esperti, i primi 1000 giorni, vediamo se la nostra chef ha fatto qualcosa che per i bambini può essere veramente adatto. Benissimo, adesso tutti da la nostra chef, tutti da Marta, Michela, Sabina, Luciano, Patrizia, Rachele e anche il piccolo Romeo, per degustare insieme la preparazione e vedere veramente, assaggiare se veramente questo è un piatto, una preparazione adatta per i bambini. Ti ho portato una bella schiera di valutatori, sei messa male. Non ho dubbi. Noi ci approntiamo ad assaggiare, non saprete mai niente, non ve lo diremo, sono cose nostre, sicuramente sarà buonissimo. Da qui, insieme ai miei ospiti, insieme a Diamond, anche lui che magari potrebbe assaggiarlo tranquillamente senza problemi, insieme a Marta Filipponi, che è stata preziosa come sempre qui con noi, noi vi salutiamo lanciando il nostro messaggio finale. Ricordate sempre che un mondo migliore esiste già ed è vegan!